Allora, Assessore, oggi la mostra si apre con Escher, arriva Vittorio Sgarbi, ma penso che lei sia uno dei promotori di questa mostra. Ci può dire qualcosa così, veloce? Certamente, intanto sono orgoglioso che questa mostra arrivi a Treviso, è il primo grande evento dopo la ristrutturazione delle sale e degli ambienti del nostro Santa Caterina. È una mostra che è nata anche perché l'ho voluta tanto, ho visto che stava chiudendo la mostra, l'esposizione di Escher a Bologna, ho telefonato immediatamente alla dottoressa Siena che è l'organizzatrice e ho detto vorrei che venisse a Treviso e così è stato. Assessore, la mostra è organizzata per soddisfare diversi tipi di pubblici, cioè un pubblico di vari strati. Lei ci può dire già subito? Ma la mostra di Escher consente vari livelli di lettura. C'è una lettura approfondita che richiede il tempo necessario per osservare con attenzione le opere. C'è una lettura, come dire, di carattere ludico, di carattere giocoso. E c'è una lettura anche addirittura per i bambini, e quindi ottimo. Sindaco, due parole di naturalmente augurio per la mostra, ma perché anche di ringraziamento. Beh, in bocca al lupo alla mostra, di ringraziamento a Vittorio. Io penso che chi ha sentito il professor Sgarbi oggi capisca che vede avanti, vede molto avanti. E la cosa che autobiografica, lui pensa delle cose a una velocità maggiore, quindi la potenzialità di Escher. Io conoscevo Escher soprattutto per la mia passione musicale, quindi copertine dei dischi dei Battle, dei Pink Floyd, e devo dire che le potenzialità enormi e anche il fortissimo legame che la mostra di Escher ha con tessuto trevigiano, già in qualche modo anche Luciano Franchini aveva abbozzato e credeva fortemente in questo, però Vittorio Sgarbi ci ha veramente dato una prospettiva vedendo prima quello che poi abbiamo visto noi.